Ma comincio attualmente leggendo qualche riga che il presidente Napolitano ha inviato a Luigi. Caro Luigi, la notizia della falsa ricorrenza del tuo 80° ha raggiunto anche me e da esperto dell'età desidero vivamente complimentarmi e soprattutto augurarti buona prosecuzione del tuo lungo impegno di studio e di lavoro. Giorgio Napolitano. Io aggiungo solo pochissime parole perché non voglio adesso cantare le lodi Luigi, neanche fare tutto l'elenco, il suo lungo e corso. Ecco, forse non tutti sanno che Luigi sa cos'è un comune, cos'è una provincia, cos'è una regione, cos'è il Parlamento e guidare la Commissione parlamentare, cos'è il Parlamento europeo. Aspetta che arrivo. Cos'è fare il ministro? Poi sa cos'è fare lo studente, il professore, il preside, il rettore, l'organizzatore di ricerca del CNR. Cosa vuol dire fondare e dirigere una grande rivista? Poi sa cos'è il Consiglio Superiore Amministrativo. Poi sa cos'è vivere la vita di partito, da segretario della FIGC a presidente della Commissione di Garanzia del PD. Che è la più pacifica di tutti. Ecco, io credo che davanti a tutto questo, ecco, io voglio dire solo questo, che c'è un'ammirazione da parte di tutti, veramente, per l'umiltà, la sobrietà, il rigore, la classe, lo stile con cui hai fatto e continui a fare il tuo lavoro e a dare una mano e soprattutto la lealtà verso la missione comune. Veramente, ne abbiamo avute tantissime prove. Infine, in tempi di governi, fatemi dire che quando si incrocia un intellettuale, un tecnico e un politico, vengono fuori queste. Ti vogliamo bene davvero, ti facciamo tantissimo.